What's up YouTube, io sono Kite, sempre qui con Pokémon Trading Card Game Online. Oggi vi farò vedere un'altra partita con un altro deck. Il deck è sempre un rookie deck, quindi non segue il metagame attuale. Io personalmente trovo che i metagame siano lesivi della creatività del gioco, non incoraggiano i giocatori a sperimentare nuove combinazioni, e a me piace sperimentare nuove combinazioni, quindi un deck dal titolo semplicissimo, Grassfire, indovinato un po' i tipi, e vediamo cosa riusciamo a fare con un deck non competitivo. Intanto vediamo chi è l'avversario, allora, e vediamo anche che il mio avatar non ha i capelli. In realtà ce li ha i capelli, ma è il gioco che non li carica a volte senza un apparente motivo. Ok, l'avversario mi ha consentito di iniziare la partita. Iniziamo. Neo Tank, l'unico Pokémon base che abbiamo in mano. E vedete già i due Pokémon Stage 2. I due Pokémon che sono evoluzioni finali, Blaziken e Finisher, e sono loro a rendere Neo Tank un'opzione forte in teoria. Il mio avversario ha Reshiram e Zekrom, due leggendari. Vediamo che cosa fa. C'è tre carte. Energy Search. Energy Search? Ancora si usa? Io uso la lettera del professore. Due è meglio di uno. Ma ognuno ha le sue preferenze. Anche questo credo sia sicuramente un rookie deck, o forse un deck competitivo di qualche stagione fa. Pesco anch'io Reshiram. Allora subito energia. Anzi. Vediamo un po'. No, facciamo subito 60 danni al Reshiram avversario. Heavy Rain. In realtà Neo Tank dovrebbe essere usato per l'altra mossa, Powerful Friends. Se hai dei Pokémon Stage 2 in panchina, come Blaziken e Finisher, allora fa un 10, ma 80 punti di danno per un'energia, ed è veramente solida come mossa. Ha usato Juniper e ho visto che ha scartato un'energia acciaio, chissà perché ce l'ha. E ha messo Zapdos in panchina e ha curato la scena da 30 con pozione. Ora io potrei usare la Ultra Ball se volessi, ma non lo so, penso sia ancora presto. Intanto diamo un'energia a fuoco a Reshiram, un'altra Hammery, ok, energia acqua per Reshiram, abbiamo visto energia a fuoco, acqua e elettro, tuono anzi, perché nel gioco di carte anche le energie hanno nomi leggermente diversi. Ecco Bulbasaur, ecco Bulbasaur. Diamo l'energia. Non so, no, vado a Reshiram prima. E poi un altro Hammering. E ci siamo sbarazzati di Reshiram avversario. Possiamo pescare un premio. Energia a fuoco, molto bene. Entro Zekrom, senza energia. Energia tuono assegnata, fino al turno. Altra energia fuoco pescata. Direi subito per... anzi... ah no, sì. Allora... potrei scartare Blaziken, ma è un peccato. Potrei scartare Pinsor, ma è ancora di più un peccato. Ma
devo assolutamente arrivare a mettere fine, insomma. Mi dispiace per Blaziken. Officer. Bulbasaur si evolve in Officer. E fin qui tutto bene. Energia a fuoco ancora una volta Reshiram. E Hammerin per 60. Ehi. Non basta per un 1 hit KO, non basta per un 2 hit KO, ma sono sempre 60 punti di danno. Seconda energia per Zekrom. Oltraggio, 80, e abbiamo perso il mio tank. Ed ecco l'ascesa di Reshiram. Ok. Venusaur subito in panchina. Ora si comincia a parlare. Venusaur. Usiamo l'abilità Profumino. E possiamo prendere un Pokémon qualunque e metterlo in mano. Siccome non sembra, infatti, ho usato solo questi leggendari, probabilmente usa solo ed esclusivamente Pokémon base, questo vuol dire che Power sarà una buona carta da usare di contro. Tirlio, subito energia a fuoco per lui. Ah, ho sbagliato mossa. Vabbè, oltraggio. Non va bene, non va bene, adesso perdiamo Reshiram probabilmente. No, non lo perdiamo però. Zekrom è la versione fulmine di Reshiram, tranne che con la seconda mossa ha un contraccolpo di 40 punti anziché il fatto di dover scartare due energie del suo tipo. E ovviamente la debolezza lotta e non acqua. Vediamo cosa deciderà di fare. Non attacca nemmeno. Questo è strano ma incomprensibile, perché se avesse attaccato con oltraggio Reshiram si sarebbe danneggiato pesantemente, ma non sarebbe comunque andato al tappeto e non sarebbe successo nemmeno con la seconda mossa. Questo vorrebbe dire che l'oltraggio del mio Reshiram sarebbe stato infinitamente più potente. Delta Power, eccolo, energia erba per lui. Torchic me lo tengo in mano per un po'. E allora, vediamo un po'. Lui ha ancora 50 HP. Potrei metterlo al tappeto, ma... Allora, lui ha 50 HP. Vuol dire che ha 80 danno. Più 20 fa 100. Lui mi farebbe 120 con entrambe le sue mosse. Ho bisogno di un'altra energia per potenziare Pyroar e poi sono veramente tranquillo. Andiamo con oltraggio. Preferisco perdere e lasciare una battaglia che lasciarlo là senza energia. Pyroar ci dà un grandissimo vantaggio perché finora ha giocato solo due Reshiram, Zekrom e Zapdos, tutti Pokémon leggendari senza evoluzione. Ottimo. E Pyroar non può essere danneggiato da Pokémon base. Quindi usiamo un altro oltraggio, questa volta per 140 punti, che basterà per far esaurire sia Zapdos che Reshiram. Adesso ho dimenticato di fare una cosa, di sfruttare il profumino di Venusaur. Sarebbe stato ancora meglio, ma non fa niente. Allora, lo facciamo adesso. Profumino di Venusaur. Prenderei Virizion. Se c'è Virizion X. E se non c'è... va bene anche un altro Litleo, perché no?
con Bufalenz. Bufalenz. No, andiamo per un attimo di tempo. Per adesso. Ha messo un'energia su questo Reshiram, io lo voglio assolutamente prendere in contropiede, quindi Lizong. Per costringerlo a mettere Reshiram attivo, esatto, si panchina. Litleo in panchina, al prossimo turno potrò evolvere in Power. Oltraggio contro Reshiram. Energia sprecata è un altro premio per me. Energia erba, va bene. E ho vinto. Mi basterà. Sì, mi sarebbe bastato attaccare Zapdos, ma il mio avversario si è reso prima. Abbiamo vinto una moneta. E vabbè, non si possono sempre vincere tre monete. Vediamo un po' le statistiche. Molto interessanti. Avevo pescato addirittura il Superamo che mi avrebbe consentito di recuperare Blaziken e due energie dalla pila degli scarti, quindi come vedete non c'è sempre bisogno di un deck altamente competitivo, né di grandi Pokémon, né di Pokémon ultra potenti come i Pokémon leggendari per poter vincere e competere in questo bellissimo gioco. Allora, io sono Kite, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al mio canale, commentate, condividete. E grazie per aver guardato. Out!